Buongiorno a tutti. Allora, il video di oggi sarà un video di recensione di alcune novità di Eco Bio Cosmesi, quindi torniamo a parlare di cosmesi dopo un po' di tempo. In particolare vi parlerò di novità di due brand francesi, quindi parleremo di cosmesi francese. E ultimamente devo dire che tra le varie marche di biocosmesi che sto scoprendo, quelle che mi incuriosiscono di più e quelle che trovo siano più interessanti proprio per la gamma di prodotti, per le innovazioni, eccetera, sono di solito marche francesi. E mi sono abbastanza appassionata alla cosmesi francese perché mi rendo conto che anche se magari delle case non sono molto note, sono più defilate, hanno dei prodotti veramente interessanti, mentre magari le solite case di cui si sente molto parlare fanno uscire mille novità, però sono tipo una copia dell'altra, non c'è una grande innovazione, diciamo, nelle formulazioni. Comunque, non lo so, non mi fanno impazzire ultimamente le case italiane, sono più pro, diciamo, piccole case francesi. E vi parlerò in particolare anche di una casa più nota francese che è la Sofio e dei nuovi shampoo e di una marca invece che è una nuova scoperta ed è la Guérande. Spero si pronunci così, perdonatemi, ma io il francese purtroppo non l'ho studiato, quindi sono autodidatta. E vi parlo di questi prodotti che mi sono stati mandati dal sito BioVegan Shop, quindi trovate tutti i prodotti di cui vi parlo su quel sito, che è un sito, diciamo, con cui io collaboro da anni, con cui mi trovo veramente bene, che ho consigliato anche a tanti amici, parenti, eccetera, perché comunque per quanto riguarda le spedizioni è rapidissimo, è fornitissimo, cioè veramente ci sono praticamente tutte le marche eco bio possibili e immaginabili, e in più ha una vastissima gamma di prodotti so bio, perché praticamente questo sito è anche il distributore ufficiale in Italia di so bio. Io devo dire, sono veramente una grande fan della so bio, lo sapete, e mi piace moltissimo soprattutto la skincare, di cui vi ho fatto poi anche altri video, perché la trovo economica, nel senso che comunque i prezzi sono abbordabilissimi, però allo stesso tempo la qualità è molto molto buona e compro e ricompro sempre, per esempio, i prodotti della linea perfezionante, quella per una pelle perfetta, di cui poi vi ho fatto una recensione, perché trovo che il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. E quindi, chiudendo questo preambolo, iniziamo con la recensione. In questo video ci saranno anche degli spezzoni dimostrativi, perché alcuni di voi mi hanno fatto notare che ultimamente, diciamo, la qualità delle mie, non delle mie recensioni, ma delle mie dimostrazioni è un po' andata a scemare, semplicemente perché ho una nuova videocamera e faccio fatica a mettere a fuoco, diciamo, i soggetti a varia distanza, e quindi mi sto un attimo impratichendo con questa cosa. Per questo non faccio tanti close-up, tanti zoom, perché ho ancora un po' di difficoltà con questa cosa. Però, per ovviare a questo, ho fatto proprio degli spezzoni in cui applico i prodotti, così vedete anche, soprattutto parlo di quelli di Grand, e così vedete anche un po' di skincare in pratica, insomma. E cominciamo dalla Sobio. Allora, la Sobio, per quanto riguarda i prodotti per capelli, io ne avevo provati giusto un paio ed è uscita appunto con dei nuovi shampoo e dei nuovi balsami. E in questo caso vi parlo dei quattro nuovi shampoo che sono usciti, sono 250 ml, e questi, considerate che sono ovviamente della Sobio, quindi completamente naturali certificati, e costano pochissimo, perché tipo sul sito, se non sbaglio, costano 6 € e ora sono anche in promozione a 5 €, quindi cioè tipo il prezzo è imbattibile per una quantità così di prodotto e per degli ingredienti così buoni. Insomma, praticamente costa quanto a uno shampoo che voi comprate al supermercato della Fructis, insomma, questi proprio super commerciali, quando invece qua andate a prendere un prodotto veramente con un buon inch, insomma, e certificato bio. E allora, vabbè, ovviamente tutti questi shampoo non hanno siliconi, sono con ingredienti biodegradabili, quindi ecosostenibili, e tutta la filosofia, diciamo, dei prodotti so bio è rispettata, e gli ingredienti sono vegetali, ovviamente, alcuni anche appunto di agricoltura biologica. E ci sono quattro tipi di shampoo che sono usciti: è uscito lo shampoo fortificante, io traduco in italiano lo shampoo al karité. Per capelli, credo nuri, vuol dire idratante. Lo shampoo per tutti i tipi di capelli al latte di mandorla. E poi l'ultimo è lo shampoo purificante. Quindi sono quattro shampoo in tutto, eccoveli qua.
Allora, io vi parlerò, diciamo, brevemente, li ho provati ovviamente tutti e quattro per farvi una recensione. È ovvio che non mi possano piacere tutti e quattro, perché ognuno ha una formulazione specifica, diciamo, è più adatto a certi tipi di capelli, come tutti i prodotti, io ve lo dico sempre, che recensisco. È ovvio che questa è un'opinione mia, poi ognuno, soprattutto per gli shampoo, ha una testa diversa, capelli diversi, quindi dovete sempre tenere a mente questo quando guardate le recensioni su YouTube, che difficilmente, insomma, o cercate proprio una persona che ha le stesse vostre identiche caratteristiche di capelli, di pelle, o dovete sempre prendere le recensioni con le pinze, perché ovviamente dipende tutto dalla tipologia di capelli e cose del genere. Ognuno ha i suoi. Comunque, allora, vi parlo innanzitutto di quello per capelli purificanti, che è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Non è il mio preferito, ma sicuramente secondo me è un'ottima soluzione se cercate, se avete il problema dei capelli grassi, perché all'interno ci sono vari ingredienti. La cosa buona di questi shampoo è che hanno anche un sacco di attivi all'interno. C'è appunto l'olio essenziale di limone all'interno, che dà questo profumo fresco, e c'è l'idrolato di verbena, e diciamo sono tutti gli ingredienti che sono contenuti all'interno. Se non sbaglio c'è anche aloe all'interno, sono tutti degli ingredienti equilibranti, purificanti, quindi che vanno bene se avete problemi di capelli grassi, di cute grassa. Allora, la cosa che mi è piaciuta molto di questo shampoo è che, nonostante sia appunto uno shampoo per capelli grassi, non è io non ho di base i capelli grassi, cioè posso avere a volte la cute più o meno grassa, però in generale, diciamo, sono dei capelli normali, anzi le punte tendenti al secco. E comunque la cosa che mi è piaciuta è che effettivamente ha questo shampoo un ottimo potere lavante, lascia i capelli belli puliti, e una cosa che ho apprezzato molto è che non li secca eccessivamente, cioè se voi mettete un qualsiasi balsamo alla fine risultano comunque idratati, che è una cosa che a volte, lo sapete, questi shampoo per capelli grassi tendono un po' in carta a pecorirli. E mi è piaciuto, mi hanno dato una cute pulita per giorni, e quindi in generale è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Poi ci sono, cioè, lo shampoo fortificante, lo shampoo al latte di mandorla, come tipo diciamo di formulazione sono abbastanza simili. Quello al latte di mandorla l'ho trovato leggermente più delicato, è uno shampoo per uso frequente, quindi se avete per esempio dei capelli normali va benissimo. C'è all'interno il latte di mandorla, infatti ha un odore buonissimo, il riso, e insomma ingredienti tipicamente idratanti di uno shampoo normale da uso frequente. E quindi sì, sicuramente mi è piaciuto, però mi sono piaciuti più altri che magari hanno quel qualcosa in più, quell'ingrediente in più che è più adatto allo specifico ai miei capelli. Comunque questo per tutti i giorni è un ottimo shampoo, insomma se per esempio andate in piscina, vi serve un lavaggio frequente, o uno shampoo per tutta la famiglia per chi magari ha un po' tipologie diverse, questo va più che bene. Uno shampoo fortificante anche è molto buono, di questo shampoo mi è piaciuto l'odore, che è buonissimo, questo è il guaranà se non sbaglio all'interno. Allora, questo è per capelli normali e fragili, e diciamo forse tra tutti è quello che mi è piaciuto un po' di meno, nonostante appunto sia un buono shampoo. Tutti questi shampoo comunque hanno tutti un buon potere lavante, lavano bene, fanno molta schiuma, quindi in generale non è che ce n'è uno che non mi è piaciuto, però diciamo questo al guaranà forse è quello che non si adatta proprio particolarmente bene ai miei capelli, perché questo è, credo sia più adatto a capelli fini, a capelli un po' fragili. Diciamo che in generale sì, mi è piaciuto, ma non tanto per esempio quanto questo, che è il mio preferito. In particolare il mio preferito è questo, con karité e ceramidi d'argan, per capelli da secchi a molto secchi. E allora, la cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo shampoo è che è delicatissimo, fa una bella schiuma e è molto adatto alla mia cute sensibile, perché a me spesso succede che utilizzando degli shampoo magari nuovi mi vengano delle bolle in testa. È una scena un po' brutta, però comunque tendo ad avere la cute molto sensibile, e questo non mi ha fatto quel tipo di effetto, non mi ha squamato la cute, mi ha lasciato comunque i capelli molto puliti, perché come vi dicevo tutti hanno un ottimo potere lavante, ma in più rispetto agli altri questo probabilmente è un po' più adatto al mio tipo di capelli, perché le lunghezze sono risultate morbide, io ho comunque i capelli un po' tinti, quindi un po' decolorati, ho bisogno di un qualcosa che dia un'extra morbidezza, e probabilmente il karité è comunque la formulazione un po' più ricca di questo shampoo, andavano particolarmente bene appunto per il mio tipo di capelli, quindi ho notato appunto capelli morbidi, lucidi, un bel lucido, puliti, comunque non piatti, in generale tra tutti, quindi questo è sicuramente il più adatto al mio tipo di capelli, e se avete questi problemi insomma di capelli un po' più trattati eccetera,
che hanno bisogno di un'idratazione in più, questo appunto con il karité e l'argan. Fa il caso vostro. Ora passiamo invece ai, questa sarà una super recensione, ai prodotti della Guérande. L'avrò detto bene, non lo so. Questo è il simbolo della Guérande. Questa linea prende il nome praticamente da questa cittadina francese. È una linea che, di cui io non avevo mai sentito parlare, credo che in realtà anche su questo sito ci sia da poco. Questa cittadina della Francia del Nord che è famosa per le sue saline, quindi questi sono tipo dei prodotti termali, diciamo, sapete, queste linee a base, che ne so, di sale, argilla, alghe, che di solito sono relative a zone termali, insomma ci sono anche in Italia diverse linee così, e quindi tutte le materie prime vengono appunto da questa zona allo specifico. E la cosa carina inoltre di questa marca, che comunque non è grandissima, ha poche referenze, è proprio un po' questo suo aspetto quasi artigianale, nel senso che anche il tipo di sale viene raccolto con tecniche ancora antiche che si usavano nell'antichità, anche l'argilla viene raccolta con queste tecniche particolari, è un po' tipo una linea quasi old style, un po' artigianale. Mi piace questa filosofia perché comunque, come vi dicevo, sono un po' alla ricerca di queste linee un po' più di nicchia, tipo simil francesi eccetera, perché trovo che magari ci siano all'interno di queste linee dei prodotti particolari, un po' unici nel loro genere, proprio perché magari vengono da un posto specifico, insomma, e hanno, si portano appresso una tradizione magari, no? Cose che forse le nuove linee un po' in batteria che si vedono ultimamente un po' commerciali hanno perso come tipo di filosofia, no? Come vi dicevo, questa linea ha vari prodotti, io ne ho provati 4 e comunque sul sito poi trovate tutte le tipologie, sono prevalentemente appunto prodotti viso-corpo. In particolare l'ingrediente di punta di questi prodotti è la cosiddetta acqua madre, che è praticamente l'acqua che, da quello che ho capito, loro ricavano quando si produce il sale, praticamente la sorta di acqua pellicolare quando il sale cristallizza, che si viene a formare al di sopra praticamente di queste saline, e quindi è un'acqua che è ricca di sali minerali, che ne so, bromo, iodio, zinco. E come sapete, comunque i sali minerali sono importanti anche, insomma, per la salute e l'idratazione della pelle, e quindi questa la chiamano tipo acqua madre ed è l'ingrediente chiave che c'è in tutti questi prodotti. Infatti sul sito, se leggete, dicono anche se si attiva questo processo di osmosi, per cui i minerali che sono in quest'acqua per osmosi vengono poi assorbiti dalla pelle e quindi appunto la nutrono, la idratano eccetera. E diciamo, questa cosa in particolare un po' mi incuriosiva, e mi sono trovata veramente bene con questi prodotti, sono davvero particolari, hanno anche un prezzo relativamente abbordabile, perché comunque si aggirano intorno, diciamo, ai 20-30 euro, poi dipende dal prodotto. E comincio parlandovi del siero, perché l'avete visto probabilmente, il prodotto, uno dei prodotti che mi è piaciuto di più, e l'avete visto probabilmente anche su Instagram, perché vi ho messo una foto di questo siero, e se non lo fate potete seguirmi su Instagram. Facciamo un po' di promozione ogni tanto, che non la faccio mai. Se mi volete seguire, seguitemi su Instagram e vi metto il link qua sotto. E che vi volevo dire del siero? Allora, è un siero particolare, cioè appena l'ho provato mi ha un po' stupita la texture, perché comunque è quasi un'acqua, cioè si presenta come un gel molto molto impalpabile, cioè non è appiccicoso, è un tipo di gel fluido, mi sembra quasi di applicare un'acqua sul viso, ha una buona consistenza e praticamente che funzione ha? Allora, loro lo definiscono come un siero quasi preparatore, cioè come una sorta di siero primer che si mette sulla pelle per poi applicare dei successivi trattamenti. In realtà io l'ho utilizzato molto spesso anche da solo, cioè la cosa che più mi piace di questo prodotto è che ha una funzione idratante e lifting, pur essendo comunque così delicato e così leggero come formula. Effettivamente non è semplicemente un'acqua fresca, cioè quando voi la mettete sul viso sentite comunque il viso idratato, lo sentite tirato, cioè tirato nel senso che tonificato, energizzato, e quindi a volte, soprattutto se vado di fretta o non mi va poi di andare a mettere delle creme troppo pesanti che impiegano del tempo ad essere assorbite, l'ho utilizzato da solo. Sono diversi mesi appunto che lo sto utilizzando, e l'ho utilizzato in momenti in cui probabilmente faceva un po' più caldo e quindi non era necessario poi applicare altre creme, oppure l'ho utilizzato come siero classico, cioè siero base, per poi andare a mettere dei trattamenti successivi.
E quindi sta un po' a voi, insomma, dipende dal tipo di pelle. Se avete una pelle magari secondo me sul normale barra grasso, questo siero può essere usato tranquillamente da solo. E lo consiglio anche a chi come me ha le pelli un po' mature, perché la cosa appunto che vi dicevo che mi è piaciuta è questo effetto simil lifting, che comunque sembra quasi che vada a riempire le rughe un po'. Sì, un po' tonificante, insomma, mi è piaciuto molto. È un serum acqua madre e, come vi dicevo, gli ingredienti all'interno sono molto particolari. Oltre all'acqua madre ci sono anche delle alghe, insomma, è ricco di minerali e come formulazione è molto particolare, cioè non avevo mai visto un siero del genere e secondo me è un prodotto appunto innovativo e ottimo. Allora, lo scrub per il corpo è un classico scrub per il corpo, però in più appunto il sale che deriva proprio da queste saline, quindi un sale diciamo più ricco in sostanze, in sali minerali, che già si ripete un po' la cosa, però avete capito il senso. In più c'è l'argilla che viene proprio da queste saline e ovviamente quest'acqua tonificante, mineralizzata, eccetera. È un ottimo scrub e è abbastanza fluido come scrub, quindi non ho immaginato una pasta densa, ma come uno scrub piuttosto fluido. All'inizio, diciamo, applicandolo proprio per il fatto che aveva questa consistenza così fluida, pensavo che non fosse molto scrubbante, perché avevo la sensazione che appunto non andasse proprio tanto a scrubbare. Invece in realtà l'effetto scrubbante l'ho notato quando poi mi sono andata a asciugare le gambe, perché io di solito questo tipo di scrub lo applico sulle gambe, e avevo notato proprio che invece la pelle era molto più liscia, cioè effettivamente ho notato proprio la differenza pre e post. Sentivo proprio la pelle liscia, perché poi lo sapete, io di solito lo scrub è uno di quei prodotti che assolutamente consiglio a tutti di utilizzare, soprattutto se poi andate a mettere una crema anticellulite o comunque un qualcosa di specifico e magari di costoso, una crema costosa che pagate tanto per la cellulite, eccetera, un olio. Usate sempre uno scrub, perché altrimenti andate a mettere, lo ripeto sempre, un trattamento magari costoso su una pelle che invece è ancora piena di cellule morte, screpolate, eccetera, e quindi quegli attivi non possono penetrare all'interno poi della pelle e sostanzialmente andate a buttare i soldi. Quindi uno scrub secondo me è fondamentale e questo lo faccio di solito una volta a settimana, 1 o 2 volte a settimana, insomma, è veramente buono. Cioè, ho notato proprio la differenza usandolo. E poi ho provato anche la maschera purificante e diciamo che io non ho una pelle che necessita di grande purificazione, si dice, a parte nella zona T, quindi di solito quando applico questa maschera poi insisto magari nella zona T e questa va utilizzata 1-2 volte a settimana e è una buona maschera purificante, anche se appunto io non ho questi grandi problemi e ho notato che non mi seccava eccessivamente la pelle, me l'ha lasciata morbida e comunque idratata nonostante appunto la funzione purificante. E la cosa buona che ho notato è che effettivamente dopo averla, questa va tenuta in posa 10-15 minuti e poi va sciacquata, è che mi fa affiorare, diciamo, è brutto da dire, però che ne so, i punti neri, eccetera, affiorano più in superficie, per cui poi è più facile toglierli, sostanzialmente. Quindi l'effetto purificante effettivamente lo fa, c'è anche argilla, che comunque lo sapete, l'argilla come ingrediente purificante forse è il top. E quindi è una buona maschera. L'unica cosa che non mi è piaciuta e che sinceramente non ho capito bene di questo prodotto, del perché, è che ho notato che ha dei mini mini micro glitter. E quindi per essere un prodotto matificante, diciamo, la presenza di questi mini glitter non mi ha fatto impazzire. Diciamo, credo che sia dovuto al fatto che magari vogliono dare quella sensazione di luminosità al viso e di non renderlo troppo, troppo opaco. Però forse, insomma, avrei fatto a meno di questi brillantini. Per il resto, appunto, fa il suo dovere molto bene. E il prodotto, secondo me, di punta invece di tutta la linea è questo scrub, che è lo scrub tesoro millenario, e non a caso questo ha vinto, se non sbaglio, anche dei premi, tipo miglior prodotto bio del 2017, una roba del genere, perché questo è veramente uno di quei prodotti di cui vi parlavo, innovativi, cioè che non ho visto in nessun'altra linea cosmetica, davvero strano, strano. Lì per lì dicevo, oddio, adesso come devo usarlo? Perché comunque ve lo dico, cioè, voi l'aprite e dite, ma che cos'è? Si presenta praticamente come questa pasta. L'odore pure è buonissimo, perché veramente quando voi mettete il naso dentro questi prodotti vi sembra di odorare il mare. E questo qua fa questo effetto, mi fa sentire un po' a casa, perché comunque io essendo nata e cresciuta in un posto di mare, vi dico, voi usate questo coso e sentite il mare.
E è particolarissimo questo scrub ed è uno scrub per aree mirate, quindi per esempio zone molto screpolate, appunto, che ne so, gomiti, talloni e mani. E, è particolarissimo perché si presenta come una pasta, va usato secco prima di tutto, cosa che comunque di solito con quegli scrub non avviene. Va usato secco e si presenta come questa pasta un po' gommosa, diciamo che ha la consistenza di una sabbia gommosa, e voi praticamente ne prelevate un pochettino, ma ne basta proprio un pizzico, e l'andate piano piano a massaggiare sulla zona. Per esempio, in questo caso io l'ho usato sulle mani, e andate a sfregare praticamente sulle mani, sfregate, sfregate, e piano piano questo va a eliminare tutte le pellicine, tutte le zone secche. E una volta che voi avete sfregato per bene, andate poi a sciacquarvi le mani normalmente e vedrete che la pelle è completamente ristrutturata, cioè una cosa pazzesca sto scrub. E il fatto che andasse usato secco mi aveva un po' stranito, perché dico, oddio, una cosa se... Invece, cioè, vedrete, provatelo, perché secondo me veramente ne rimarrete stupidi, soprattutto se avete il problema appunto di zone molto secche, gomiti, talloni. Io per esempio ai piedi, che sono disastrati, perché magari vado in giro scalza, cioè non me ne frega niente, non sono una che tiene molto, molta cura dei propri piedi. E questo fa proprio un effetto super idratante, levigante. Veramente un prodotto strano e particolare, secondo me, quello proprio di punta della linea, veramente, veramente buono, nel senso che elimina bene le cellule morte, ma in più dà tutti questi ingredienti che ci sono all'interno, danno anche un boost di morbidezza, di idratazione, che altri scrub non danno, insomma, veramente ottimo. E niente, questo è tutto, insomma, per questa mega recensione. Fatemi sapere se anche voi avete provato, che ne so, gli shampoo della Sobio, come vi siete trovati. O se vi interessa anche magari qualche recensione di qualche linea francese, nello specifico piccolina, perché ultimamente appunto sono un po' in fissa con queste cose. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.